Ciao a tutti allenatori, sono sempre io, il vostro amico Federic, e bentornati in questo nuovo video di Pokémon Go. Ho una varia di cose da raccontarvi, ma prima lasciatemi un bel pollice in su, andiamo a catturare altri Pokémon della regione di Sinnoh e magari commentatemi qui sotto se anche voi ieri avete trovato dei Metagross Shiny. Mi raccomando, conto su di voi. Io qui ragazzi ho uno Starly da catturare per fare uno Staraptor. In realtà in questi giorni ho catturato tantissimi Pokémon, ma adesso trovo una bella panchina all'ombra e vi mostro tutto quello che ho fatto in sti giorni, perché veramente è troppo. Abbiamo anche tantissime evoluzioni da fare, ragazzi. Insomma, di cose ne abbiamo, quindi che stiamo aspettando? Ok raga, siamo sempre qua al comune. Catturiamo questo Starly e poi vi racconto un po' la mia giornata di Community Day di Metagross, o meglio, di Beldum. Però ragazzi, ho fatto un bel po' di evoluzioni interessanti. Prima catturiamo questo Starly, quindi gli abbiamo già dato la Baccananas e prendiamolo, perché in questo episodio molto probabilmente faremo uno Starevia. Non so se riusciamo a fare Staraptor, dipende quanti Starly troviamo. Allora, abbiamo preso intanto questo Starly, vediamo a che livello è. 312, un po' scarsetto. Lo andiamo subito a liberare, tanto non me ne faccio nulla. Abbiamo 62 caramelline. Prendiamo qui il Pokestop, il primo della giornata del comune di Magenta. Ho dovuto prendere ieri un sacco di Pokestop a Milano, ragazzi, perché ho catturato talmente tanti Beldum che avevo finito le ball e qualsiasi altro tipo di oggetto. Tra l'altro, allenatori, qui ieri sono riuscito a fare la ricompensa con il pacco misterioso, quindi ho completato le sfide, possiamo subito andarlo a fare. E credo ci sia ancora Suicune, però un altro Suicune non fa male, quindi lo andiamo subito a prendere e incrociamo le dita. Ve l'ho detto, in questo episodio faremo un sacco di cose particolari, quindi dobbiamo un po' recuperare. Scoperta straordinaria, 2000 di polvere di stelle, 20 Pokéball e ben 3000 punti esperienza. È apparso un Pokémon insolito, spero sia Suicune, vediamo un po'. Ed è Suicune. A che livello è? 1175. Lo andremo a far valutare, ragazzi. Intanto usiamo una Baccananas, così magari ci dà più caramelline. Usiamo una bella Ultra Ball, magari da fare eccellente. Proviamo. Primo fail. Ma sei stronzetto però, Suicune. Dai. Vabbè però. Adesso mi concentro. Vai, vai, vai. Eccolo. Ottimo. Dai. Uno. Due. Maledetto. Di nuovo Baccananas, ragazzi, dai. Come avete potuto vedere, ho finito le bacche, perché ieri ho fatto veramente troppe catture. Dai però, Suicune, dai, entra. No, oh, potevo fare anche eccellente se mi impegnavo, però Suicune infame, per te solo lame. Uso una bacca dorata, va. Facciamo eccellente? Facciamo eccellente? Ancora ottimo. Uno. Ragazzi, guardate che è infame, eh. Guardate che è veramente infame. Ho finito anche le Ultra Ball, faccio eccellente, dai. Ottimo, ancora ottimo. Uno, due, tre. Preso, ragazzi, i misteri della vita. Quella Mega Ball è entrato. Vabbè. Ok, lo andrei a far valutare in realtà. Vediamo un po' com'è, valutazione. Potercela fare contro i migliori. La sua statistica PS è eccellente. Che statistiche forti, incredibili. Vabbè, nice, ci può anche stare. Ne abbiamo due adesso di Suicune, ragazzi, che adesso vi vado subito a far vedere. Andiamo in Pokémon. Ecco qui, i nostri due Suicune, 1196 e 1175. Molto molto carini, ragazzi. Magari potrei fare uno scambio interessante, dato che mi mancano Zapdos e Moltres. Potrei scambiare uno di questi due, possibilmente con un Zapdos o un Moltres, appunto. A questo punto, ragazzi, dobbiamo rifare i progressi delle ricerche. Per quanto riguarda le speciali, per un'increspatura nel tempo mi manca da fare o un Gloom o un Sunkern in Bellossom o in Sunflora. Purtroppo, ragazzi, non riesco a trovare tanti Odish, nemmeno Sunkern, quindi ci vorrà un bel po'. Mentre per il mio devo soltanto partecipare ai raid ancora. Vi devo mettere in testa questa cosa, ragazzi, assolutamente. Fatto questo, direi di andare a fare qualche evoluzione, che mi sono segnato, ovviamente, in preferiti. In preferiti mi sono segnato Gloom da far evolvere in Bellossom il prima possibile. Poi Bulbasaur, ragazzi, che io andrei a far evolvere, perché questo Bulbasaur potrebbe essere interessante per fare un Venusaur di altissimo livello. Quindi l'ho già valutato, non è male. Quindi di fare un bel Venusaur a livello almeno 1800, 1900, non lo so a quanto esca, ragazzi. Però questo Bulbasaur è fortissimo, quindi questo secondo me arriva almeno al 1200, ragazzi, o 1100, vediamo. 1200. E poi lo facciamo evolvere nuovamente in Venusaur. Speriamo che esca al 2000. Chiedo troppo, ragazzi. Speriamo bene, perché un bel Venusaur ci serve, perché ne abbiamo uno ma è al 750. Cioè, che schifo. Dai, dai, vieni qua, Venusaur. Eccolo. Voilà. Venusaur a livello 2052, ragazzi.
Non lo buttiamo via, assolutamente. Molto bello, non possiamo più potenziarlo perché il nostro livello allenatore è troppo basso, ma comunque un bel Pokémon da mettere nel team competitivo. Adesso andiamo a far evolvere anche questo Sandshrew in Sandslash di Alola, perché mi manca, ragazzi, e volevo per forza averlo. Così che vediamo anche com'è, dato che non l'ho mai fatto evolvere. Guarda, ragazzi, che figata! Al 1308. Poi abbiamo un Corphish da far evolvere in Crowdunt. E ragazzi, ieri ho schiuso due uova e mi sono usciti due Corphish. Quindi direi che culo, veramente, ragazzi, che culo. Però vabbè, comunque ho schiuso anche altre uova che tra poco vi faccio vedere, perché dobbiamo ancora parlare del Community Day, lo so, poco alla volta. Eccolo qui, ragazzi, bello, 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 veramente uno spettacolo. Almeno al 1006? Chiedo troppo? Non lo so, però lo registriamo almeno al 1003. Classico. Tanto, ragazzi, non l'avrei mai usato nelle lotte. Carino. Crowdunt. Molto molto carino. Ovviamente li andiamo a levare dai preferiti perché non ci servono a nulla. Abbiamo uno Starly da far evolvere in Staravia. E poi Gloom lo teniamo, abbiamo detto. E poi abbiamo da far evolvere Clefairy in Clefable. Sì, ragazzi, finalmente avendolo come compagno sono riuscito a ottenere tutte le caramelline che mi servivano. Quindi Starly in Staravia, così facciamo anche un'evoluzione di quarta generazione che ci mancava. Ci mancano tutte le fasi finali, ragazzi. Ci manca Torterra, Infernape, Empoleon e Staravia. Di quelli rilasciati finora, perché Bidoof l'abbiamo fatto, abbiamo fatto Bibarel. E poi ci manca, vabbè, l'evoluzione di Bunerry. Ci manca Lopunny. Sì, Lopunny ci manca. Eccolo qua, ragazzi, al 1057 diventerà un bellissimo Staraptor. Bello, bello, bello. Ok, ovviamente lo leviamo adesso con la stellina perché non ci serve a nulla. Vediamo se è spawnato qualcuno. Bidoof, non è spawnato nessuno. Riprendiamo il Pokéstop. Quindi facciamo evolvere finalmente il Clefairy in Clefable. Sì, oggi, ragazzi, un episodio tranquillo. Anche perché in giro non c'è praticamente nulla di Sinnoh, a parte Bidoof. Non riesco a trovare altri Turtwig, Chimchar, robe simili. I misteri, ragazzi, ma credo che li rilascino a pezzi, sapete, a ondate. Mi è arrivata l'email stamattina. Credo che rilascino ondate di Pokémon. Tipo, hanno rilasciato gli starter, adesso rilasceranno qualcos'altro e così via. Comunque, ragazzi, un Clefable, non male. Questo era il Clefable scambiato. E adesso vi vado a far vedere un attimo al volo in Pokédex quali Pokémon mi mancano di Kanto, perché mi manca Charmeleon e Charizard. Charmeleon lo potrei fare sin da subito, ma sto aspettando un Charmeleon veramente veramente forte. Poi Charizard abbiamo detto. Vediamo un po' se ci manca qualcun altro. Kangaskhan, ragazzi, che purtroppo non sono riuscito a trovare, ma sono già stato troppo fortunato con Farfetch, Tauros eccetera. Poi ci manca Dragonite, che purtroppo anche quello è molto difficile da fare. E Zapdos, Moltres e Mew. Vabbè, ci mancano, ragazzi, alcuni Pokémon particolari, ma che faremo con il tempo. Di Sinnoh invece, vedete, ci mancano tutte le fasi finali. Tra l'altro ieri in una palestra sono riuscito a vedere un Torterra. Guardate che carino che è. Ecco, infatti ci manca poi il Lopunny, che avevo trovato, ragazzi, gli ho lanciato una ball ed è scappato. Questa è sfiga. Vabbè, fa niente. Detto questo, raga, io vi vado a far vedere i due Pokémon che ho fatto evolvere ieri. Allora, come potete vedere, ieri ho preso questo Metang al 1077. Questa è una registrazione fatta ieri, ragazzi, ma che vi mostro, perché ieri comunque volevo fargli imparare la mossa speciale per quello che li ho evoluti tutti ieri, ragazzi. Così che almeno avevano la mossa Meteor Pugno. Quindi abbiamo fatto questo Metagross Shiny, che comunque non è nemmeno tanto male, perché è tipo un 2008-2009. Comunque è altissimo. No, 2005, ma che poi ho fatto potenziare, quindi è arrivato, mi sembra, al 2008. Comunque molto figo, ragazzi, con Meteor Pugno, perché se lo facevo evolvere oggi in live, ragazzi, non mi imparava la mossa figa e quindi era totalmente inutile. Quindi poi ho catturato altri due Beldum Shiny. Mi pare, non due, tre mi sembra tre. E ho fatto evolvere sia un Beldum Shiny ma anche un Beldum cromatico, così da avere un Metagross normale e un Metagross Shiny. Così vi facevo vedere anche tutte le loro evoluzioni. Comunque abbiamo anche il Metang normale in questo caso, questo al 1081. E poi ho fatto evolvere appunto quest'ultimo in Metagross. Ieri è stata una giornata, ragazzi, veramente di corsa, perché ci siamo svegliati tardi, siamo usciti poco per catturarli, ma siamo comunque riusciti ad arrivare a circa 260 caramelline, così da poterli anche potenziare dopo. E un altro Metagross, questo, ragazzi, al 2582, anche questo con Meteor Pugno, molto molto figo. E mentre appunto stavo registrando, mi si è schiuso dall'uovo un Pokémon che adesso vi farò vedere. Intanto qua, come potete vedere, lo stavo potenziando, perché comunque era un bel Metagross e attualmente è un Pokémon fortissimo. Come potete vedere, ho ottenuto anche varie uova da 10 km. Ieri ne ho incubate veramente tante, perché praticamente era dimezzato durante il Community Day il conteggio dei passi. E più ho usato i super incubatori, quindi praticamente un uovo da 2 km mi si schiudeva in tipo 300 metri, una roba simile. E appunto anche questo Sandshrew di Alola, che
che vi ho mostrato prima, l'evoluzione. Quindi se noi adesso andiamo tra i miei più forti, quindi in punti salute, possiamo vedere questo Metagross al 2721, che è veramente un figo, ragazzi, veramente veramente figo. Potevo catturarne di più, ragazzi, però di Metagross, peccato, ne potevo catturare di più e potenziarlo veramente tantissimo, anche se adesso il mio livello di allenatore credo sia troppo basso per lui. È stato un community day veramente interessante, ragazzi, perché sono venute tantissime, veramente tantissime persone qua a Magenta, e quindi è una soddisfazione per Pokémon Go, veramente. Adesso, ragazzi, come Pokémon compagno ho messo ovviamente il Charmander, dato che dobbiamo fare Charizard, solo che ogni 3 km una caramella, che palle, veramente. Pokémon interessanti adesso non ce ne sono in giro, magari potrei avviarmi verso il centro e vedere se c'è qualcosina, così da allungare un po' questo video e fare anche qualche cattura, perché questo, diciamo, è stato una specie di super riassunto del community day e qualche cosa extra come evoluzioni e robe varie. Quindi andiamo verso il centro, va? Ho visto, raga, che c'è una bella palestra al centro, quindi magari potrei andare là e piazzarci il mio Metagross Shiny. Come potete vedere, ragazzi, questi sono tutti i miei Beldum Shiny. Abbiamo uno al 244, 161 e 85, e poi uno un po' di più alto livello al 547, ma normale. E nulla, andiamo a vedere se c'è qualcosa. Un Growlithe, un Aron. Growlithe è Shiny? Vediamo. No. Ok, raga, prendiamoci qualche Pokéstop e inseriamo il nostro Pokémon nella palestra. Prendiamoci questa chiesa assunta e prendiamoci questa torre dell'orologio. Presa. Ok, raga, questa è fortuna perché manca solo un Pokémon nella palestra, poi è piena. Quindi andiamo in punti salute e mettiamo dentro il Metagross. Sbam! Che tra l'altro è veramente fighissimo. Gli diamo un po' di bug, eh? Non a te, a te. Ok, diamogli qualche bacca, ragazzi, così che sale. Le bacche dorate, no. E niente, abbiamo inserito anche il Metagross nella palestra gialla, che è una figata. E nulla, dovrei avere il mio Rhydon in una palestra a Milano, verso il centro, che sta ancora lì. Ah no, rettifico, Rhydon è morto. Credevo fosse ancora vivo, ragazzi, ma mi sbagliavo. Comunque, raga, Milano non si scampa. Vi invito a lasciare un like, un commento e iscrivervi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video di Pokémon Go. Questo video era molto soft, lo so, ragazzi, era molto tranquillo, ma ogni tanto ci sta, dato che non dovevamo tipo catturare i Pokémon in giro per la città, ma fare qualche evoluzione, qualcosa un po' più particolare. Ok? Da fare di tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!